Buongiorno bimbi, oggi un'altra menata. Praticamente è notato sulla finestra, sopra la lineetta, uno spanciamento della cornice. Praticamente la cornice bianca aveva creato uno spanciamento enorme. Non so che cacchio è successo. Ecco, questa è la cornice della Stealth che ha spanciato. Io ho già preso la pistola termica, ho scaldato il punto che era spanciato e adesso l'ho messo sotto pressione. Questo qua, qui facciamo proprio, ci allargavamo talmente. Tutto sta a capire perché è successo questo. Smontando mi sono accorto di una cosa, che probabilmente c'è stata una bella magagna in fase di montaggio. Adesso andiamo a vedere il perché. Allora, questa è la finestra che ha smontato la cornice. Qua era il punto in cui mi spanciava e ho trovato questo, che rispetto a questi sono chiusi. Questo invece molle, addirittura probabilmente in fase di montaggio hanno sfossato, vedete il filetto li è spanciato, lì hanno sforzato a lavitare su e probabilmente col tempo un po' di dilatazione con la staffa molle e con l'attacca filetti hanno sforzato. Poi mi sono accorto addirittura qui manca, perché è attaccato su alla cornice bianca, cosa che non dovrebbe essere attaccato alla cornice bianca, dovrebbe essere avvitato qua come questi. Dovrò cercare di ripristinare con un filetto attrice, fare il filetto in modo che poi pian pianino, spostarlo pian pianino in modo da fare il filetto di entrata. Ok, ha preso bene e via, perché prima col filetto spanciato il suo dado lungo non andava su, e qua è ovvio che c'è stato un errore di montaggio, una gran cappellata come diciamo noi. Allora prendiamo la sua staffa, la metto come sono le altre. Questo è il dado lungo, adesso vedete che si avvita perché io ho filettato l'attacco e adesso viaggia, perfetto. Allora lì, la blocchiamo. Ok. Qui addirittura manca, vedete, qua ci sono, qui sorpresa manca, bene, addirittura qui c'è attaccato la vite col filetto lungo e la sua staffa, facciamo vedere che qua, anche qua l'hanno montato strappata dentro, adesso dovrò cercare di sganciarla. Poi prendiamo un cricchettino così riusciamo a lavorare senza sforzare tanto, la chiave. Ecco il suo pezzo, questo qui dovrebbe essere dentro la finestra. Allora vedete che qua dove manca, voglio fare una prova a vedere se queste viti lavorano tutte belle parallele, forse magari una avanza fuori di più, una di meno e spingerebbe la plastica a lavorare male. Allora vediamo un po', questa che è quella incriminata è leggermente dentro,
Questo è un millimetro dentro. Niente, domani devo andare a comprare questo settore qua a vite e lo mettere qua per poter andare avanti. Allora vediamo se è rimasto bene. 1, 2, 3. Togliamo i spessorini. Vabbè, diciamo che ce ne avrebbe ancora un pelino. Ancora un pelino qua. Ok, ancora qua, dai, ancora una scaldata qua. Lo lasciamo raffreddare dove mancava qua. Ho cambiato, ne sono comprati un po', solo che sono un po' più corti, ma per compensare ho messo un dadino, una rondellina, così andiamo con la misura giusta con questi. Questo qui invece addirittura era un po' più lungo. Io ho messo uno corto con la rondella, con il dado, senza rondella, così sono perfetto con l'altro. E anche questo ne ho messo uno nuovo perché l'interno qua di quello suo originale era sfilettato, probabilmente qua è stata sforzata questa vite qua, ecco perché ha fatto con la dilatazione un po' tutta strana. Comunque adesso mi sono comprato anche le sue viti nuove, li mettiamo nuove perché quelle che hanno messo loro ho visto che tante sono un po' spannate. Ecco come sono le viti, alcune sono un po' spannatine, probabilmente li hanno sforzate, probabilmente erano puntate leggermente male e chi ha montato questa finestra le avvitate dentro con l'avvitatore lo stesso, sforzandole, e alla fine probabilmente facendo i disastri. Infatti questi qui che sono i suoi originali, l'interno qua è spannato, infatti non va su, non va nemmeno su, l'ho sostituito e sono 1 e 2 originali sostituiti perché erano spannati. Allora vediamo un po' se si è raffreddato. 1, 2, 3, perfetto, vada lì, perfetto, anzi lascerei ancora un po' in pressione, tanto che è ancora un po' tiepidino. Ora, no, e non sbaglio, era così. A volte sto notando che se appena li punti leggermente sembra che vanno dentro, ma poi strappano. Probabilmente hanno fatto questo errore in queste alcune viti. Le hanno puntate e le hanno vitate lo stesso, nonostante non erano dentro giuste, perché la cornice a volte non è perfetta nel buco centrato e se tu non stai attento con la vite rischi di strapparla. Se poi usi un avvitatore e sfondi dentro e vai. E adesso ne manca una, che era questa, che mi sembrava un po' balorda anche lei, perché sembra che guarda un po' in su. Adesso devo cercare di entrare nel modo giusto. Perfetto, vedi, questo guarda leggermente in su, se tu entri bello parallelo ti sembra entrare giusto, però poi la sforzi, invece anche la vite deve entrare lavorando, perché dentro, come sapete,
ci sono questi cubetti filettati e basta che loro siano leggermente inclinati e tu strappi la vite. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Come vedete, ora non c'è più lo spanciamento, è tutto bello lineare. Adesso mettiamo i suoi tappini bianchi di protezione. Bene, lavoro terminato. Non c'è più le spanciate. Che viene, bimbi? Come avete visto, basta poco per sistemare piccoli danni o problemi che vai a capire dove sono nate. Vabbè, comunque qualcosa c'è stato a livello di montaggio, perché, come ripeto, queste sono le viti sue originali che sono spannate dentro, perciò sono state montate un po' alla puntini 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 puntini. Adesso vediamo se il problema di questo spanciamento è stato dato proprio dalle qualche vita che era dentro male, un po' con l'assestamento dopo un anno e mezzo, un po' di dilatazioni, magari accentuato questo piccolo problemino. Adesso io ho sistemato e vediamo in futuro. Adesso devo fare, che mi sono accorto l'altro ieri quando eravamo una notte sotto l'acqua, ha filtrato dentro un po' di acqua dalla finestra dove c'è il letto, e ho visto che sopra le finestre qua c'è una strisciata di silicone nero ed è già crepato, e lì ho visto che mi entrava l'acqua e mi faceva la goccia internamente. Vabbè, adesso ho comprato questa mattina assieme alle viti il suo silicone apposta nero, adesso lo porto fuori al sole così do anche lì una bella striscina di silicone e sistemiamo tutto. Vabbè, quello non lo riprendo perché tanto. Va bene, ciao bimbi, alla prossima, speriamo di basta interventi. Comunque vabbè, il furgone, il camper è come una casa, no? Man mano ci vivi, ci sono le crepe, ci sono le magagne, gli assestamenti, e ogni tanto bisogna stare lì dietro e sistemare tutto lì. Ok, ciao.